Andrea Franco De Domenico di Messina. Prego. Sì, grazie a voi di avermi invitato. Io, diciamo, ho cercato di ascoltare con attenzione i vari interventi, tutti, diciamo, qualificati e di spessore. E ovviamente plaudo a questa iniziativa perché ci consente di fare qualche riflessione. Che di questi tempi, diciamo, è difficile per la circostanza del Covid che non consente se non questo mezzo. Comunque, anche se non è il migliore dei mezzi, ovviamente ci accontentiamo. Ovviamente il risultato del referendum impone da un lato ovviamente una discussione parlamentare su quella che deve essere una riforma del sistema elettorale e dall'altro impone una riflessione politica. Se ho ben capito, dall'intervento di Salvo andò, ci dovrebbe essere, come dire, bisognerebbe sfruttare questa piattaforma del no per un come dire, per creare i presupposti, insomma, di un movimento politico. Io, anche sottolineando quella domanda di partecipazione politica, io credo che il referendum abbia detto due cose. Uno, che la partecipazione, i modelli di democrazia diretta, così come li vogliono intendere il Movimento 5 Stelle, non sono strumenti per governare, perché il popolo può votare, deve votare, deve esprimere, ma non può votare su tutti gli argomenti. Ci sono argomenti tecnici come questi, nei quali ovviamente prevale un voto di pancia piuttosto che un voto di testa, anche perché capire e poter di discutere di questi argomenti ovviamente non spetta a tutti. Il popolo non sempre può essere chiamato a decidere sì o no. Ricordiamo che già 2000 anni fa, quando fu chiamato a decidere, non è che abbia scelto, non è che abbia preso la scelta migliore. Quindi le scelte non vengono fatte con la ragione, ma vengono spesso fatte di pancia. Io penso che questa occasione, cioè, quel manipolo di persone, anche di una certa levatura intellettuale che ha sostenuto le ragioni del no, costituiscono una piattaforma, però io direi che in qualche modo dovremmo oltrepassare e deve essere un punto di partenza dal quale fare dei ragionamenti. Perché oggi dobbiamo capire dove andare e secondo me noi, come diceva la dottoressa D'Amore, mi è piaciuto il suo intervento, dobbiamo concentrarci su due o tre idee. Se noi immaginiamo uno stravolgimento attraverso la legge elettorale del sistema attuale, a mio avviso ci saranno poche possibilità di ottenere risultati. E allora ritengo che argomenti su cui si possa discutere sono certamente, come diceva il professore Piraino, se il Senato debba essere a elezione diretta oppure di secondo grado, fermo restando che deve certamente differenziarsi rispetto all'altra Camera ed essere più rappresentativo dei territori nel momento in cui c'è un deficit di rappresentatività territoriale. Ma io credo però che il tema politico più interessante ed è stato citato in vari interventi e sul quale bisognerebbe concentrare e farne una bandiera, che dovrebbe essere una bandiera intanto del territoriale della Sicilia, ma una bandiera del Partito Democratico, e in questo purtroppo so che non molti del mio partito la pensano in questa maniera, cioè il tema delle preferenze.
Perché se noi vogliamo ristabilire, se noi vogliamo trovare una via che in qualche modo concilia quella domanda di partecipazione politica, ma che non sia una democrazia diretta, che comunque a mio avviso non può dare i risultati sperati, ma diciamo valorizzando al massimo la democrazia rappresentativa, ma oggi non possiamo dire che questo modello di scelta dei rappresentanti sia un modello che abbia nella rappresentatività il suo cardine, il suo punto di forza, perché gli eletti purtroppo non rappresentano nessuno, se non rappresentano chi li ha messi là, cioè chi al centro decide come fare le liste. E allora, se noi vogliamo ristabilire quel rapporto di agenzia che caratterizzava gli eletti con gli elettori e che ha caratterizzato 40 anni della nostra democrazia e che ha dato frutti importanti nei territori, soprattutto quelli del sud, perché guarda caso coincide con l'abolizione delle preferenze, una politica che ha tagliato completamente fuori il sud dell'Italia. L'ha tagliata fuori dal gioco politico, l'ha tagliata fuori dagli investimenti, l'ha tagliata fuori dalle infrastrutture, l'ha tagliata fuori dalle scelte politiche importanti. Il sud, per la sua natura, i rappresentanti del sud, lo sappiamo, piace sempre, come dire, discutere troppo con i poteri romani, a maggior ragione nel momento in cui sono i poteri romani che devono scegliere chi deve rappresentare il sud. E allora c'è uno scollamento totale tra territorio ed eletti. Chi è eletto non ha nessun interesse né a sentire il territorio, né a vedere quali sono le istanze che vengono del territorio, né ad acquisire il voto del territorio, perché sa che la sua elezione dipende esclusivamente dal posto in cui viene collocato dal segretario di partito. E allora, se da questo ragionamento vuole partire, a mio avviso, un movimento che si voglia intestare una battaglia seria per una riforma che rimetta al centro la preferenza, io ritengo che questa possa essere un momento qualificante di un movimento politico che va ben al di là dei partiti e che è anche un movimento culturale. Do la parola al professor Labella di Catania. Buonasera a tutti e grazie dell'ospitalità, dell'invito. Ringrazio in particolar modo il professore Piraino, che a dire il vero, per una serie di disguidi qualche giorno fa mi ha informato di questa iniziativa, e questo lo dico per chi è rimasto all'ascolto, può essere un fatto positivo che non mi ha permesso di strutturare e quindi appesantirvi con una relazione strutturata su questi temi così interessanti. Il mio contributo alla fine di una rassegna di approcci e iniziative, o per meglio dire suggerimenti, non può che rispettare quello che è la mia matrice culturale da questo punto di vista. Poco fa ho visto collegato il professore Massari, essendo io un politologo, cioè mi occupo di questi temi da una prospettiva un po' diversa, non posso che farmi portavoce di una riflessione che in un certo senso tocca dei temi o sposta l'attenzione su questioni un po' che fino a questo momento sono stati un po' ai margini della conversazione di questa sera. Quando parliamo di riforma costituzionale, dal nostro punto di vista parliamo di politiche costitutive che stanno alla base della tenuta di un paese, della tenuta di una comunità, a qualsiasi livello noi la immaginiamo.
come Arena di Policy presenta delle criticità strutturali, se non altro perché è un'arena di policy nella quale si confrontano, per meglio dire, gli attori principali del dibattito sono gli stessi destinatari delle decisioni prese. Quindi inevitabilmente questo rende questo processo, questa arena di policy molto complicata. Ma la mia riflessione invece vuole andare al di là di queste questioni di natura strutturali che riguardano le politiche costitutive, facendo riferimento a una variabile che non è stata tenuta nella dovuta considerazione a mio punto di vista e quindi che metto sul tavolo della discussione per una riflessione più completa, lasciatemi passare questo termine. Cioè la dimensione che riguarda, la variabile che riguarda il contesto nel quale i processi di riforma si prendono forma e poi si consolidano oppure arrivano a un risultato. Basta prendere in considerazione, dal mio punto di vista, una questione molto immediata nel riferimento del recente referendum del mese di settembre, attraverso il quale è passata forse una tra le peggiori riforme costituzionali che è stata proposta negli ultimi anni. Come a dire che molto spesso non è la forza delle argomentazioni, delle questioni o dell'oggetto, come dire, riforma costituzionale ad essere importante, ma è molto più importante le dinamiche e il contesto di riferimento socio-politico ed istituzionale in cui esse matura. Tant'è che, voglio dire, non c'è, al di là dei giudizi di valore, sulla riforma proposta dai 5 Stelle, rispetto alla, riforma proposta da Renzi qualche anno prima, dal punto di vista strutturale non c'è nessuna, confronto, non regge il confronto tra una, riforma che quantomeno, ripeto a dire, senza con questo avere un giudizio di valore positivo o negativo sulla questione, affronta il tema del cambiamento istituzionale in maniera completa, toccando alcuni aspetti che riguardano l'architettura istituzionale del nostro paese, rispetto a una modifica costituzionale che invece sembra quasi avere, più volte è stato detto, i connotati di una riforma bandiera soltanto per portare, come dire, avere un riconoscimento in termini di consenso nelle elezioni successive, come si fa nel mercato politico. E allora io quello che il mio suggerimento, la mia proposta è quella appunto di, sì, dal punto di vista della pianificazione di una proposta, posso trovarmi d'accordo con molte delle osservazioni, dei suggerimenti che anche il professore, Piraino ha fatto in maniera più organica di come magari di come dovrebbe essere articolata un processo di riforma costituzionale. Ma non dobbiamo sottovalutare quello che ci sta intorno a questo processo. Ci sta intorno una fase di crisi che non è soltanto una crisi del sistema politico, ma è anche crisi, è la crisi delle istituzioni o del senso delle istituzioni, che molto spesso non esprimono più il senso di appartenenza di una comunità, per cui bisognerebbe chiedersi a cosa servono le istituzioni delle quali stiamo parlando in un'epoca storica in cui la delegittimazione è lo strumento comunicativo più utile a cui si fa maggiormente ricorso nel dibattito politico e nel dibattito accademico. E allo stesso tempo, quando noi facciamo riferimento alla crisi della rappresentanza, dobbiamo anche chiederci rappresentare cosa? Rappresentare quelle categorie
economiche, culturali che appartenevano al nostro passato storico e che conosciamo bene nella sua esperienza, o riuscire a modificare o a intercettare quelle tendenze di sviluppo e di cambiamento che naturalmente la nostra, le nostre società complesse stanno determinando. Per cui siamo sempre di più, qualcuno dice, in una società liquida, e quindi la crisi del partito è anche legata all'incapacità di ingabbiare dentro alcuni contenitori dei processi che sono molto più fluidi di quanto si possa immaginare. E allora il suggerimento mio è stiamo attenti, perché la materia oggetto, non c'è bisogno che lo ricordi a degli autorevoli costituzionalisti da questo punto di vista, è una materia molto delicata, è una materia in cui molto spesso il confronto si gioca sulle caratteristiche, sulle forme, sui modelli, e poco intercetta quelle che sono invece le dinamiche di contesto, che molto spesso sono molto più influenti nei processi di cambiamento e nei processi di riforma nel caso specifico. Vi ringrazio dell'attenzione e spero di aver contribuito al dibattito, quantomeno sotto forma di suggestione, nella conversazione di stasera. Grazie, e la parola al professor Matasso. Quanti abbiamo sostenuto il no al referendum? Benissimo. Dicevo, quanti abbiamo sostenuto le ragioni del no al referendum? Siamo delle persone, nella stragrande maggioranza dei casi, di tendenza riformatrice, non siamo dei misoneisti, come siamo stati talvolta pure descritti. Siamo persone, ci siamo trovate persone che vengono dalla riflessione critica passata attraverso esperienze culturali, laiche, cattoliche, ma abbiamo in qualche maniera espresso, credo, anche la domanda di forze sociali che vogliono essere protagoniste nella democrazia partecipata. Quasi quasi si irridevano le ragioni del no, sostenendo che, da parte ovviamente di quelli che abbracciavano la tesi avversa, che non si riusciva a immaginare chi mai potesse votare per il no al referendum, e poi invece è venuto fuori che un terzo del paese, un terzo dei partecipanti ha votato no. E allora questo movimento, che ha radunato appunto più o meno un terzo del paese, può diventare effettivamente una grande occasione di riconoscimento di identità e di ruoli, come dicevano sia Salvo Andò che Andrea Piraino. Può diventare un'occasione di riscoperta di valori civili, capaci di dare un impulso nuovo a quelle azioni di riforma della democrazia che noi pure riteniamo necessarie. Da Andrea Piraino sono pervenute delle indicazioni, delle ipotesi di lavoro, e questa nostra capacità auspicabile di trasformare questo movimento in un campo di prova, ecco, anche delle ipotetiche capacità di governo di una proposta politica alternativa ai populismi e ai sovranismi, è certamente una sfida seria, grande, ma da non gettare nell'angolo, ecco, da non rifiutare in maniera irrefutabile. Ecco, siamo entrati del resto in una fase di grande precarietà degli equilibri politici e di importanti trasformazioni nel sistema istituzionale, che si renderanno necessarie a causa dell'approvazione di questo referendum di settembre, e questo impone di misurarci da un lato con la realtà dei problemi e dall'altro con la transitorietà delle soluzioni. Ora, il mondo che si è raccolto attorno alle ragioni del no a settembre dovrebbe dimostrare di possedere una sua capacità di rappresentare, anche attraverso una dialettica democratica tra i diversi soggetti pluralmente coinvolti, come evocava Pierangelo Grimaudo. Ma secondo me dovrebbe radunare questa ampia area di persone che hanno sostenuto le ragioni del no,
ciò che serve a strutturare un'ampia e diffusa domanda politica da un lato e dall'altro a dare risposta, offrire, diciamo, rispondere a questa domanda politica con un'offerta politica, che va poi ricondotta ad unità nella qualità del progetto e nel respiro della strategia. Individuare i punti fermi che possono dare visibilità e ruolo a quelli che io, citando Prezzolini, ho definito apoti, cioè coloro i quali non si sono bevuti la propaganda populista al referendum, diventa un obiettivo primario rispetto a quello spesso inseguito da molte esperienze politiche, che è stato quello di trasformare ogni diversità in convenienze di partito e di persone. Questo è un impegno serio, secondo me, che chi ha sostenuto il no al referendum dovrebbe portare avanti per andare nella giusta direzione. E in questo senso il professore D'Andrea sottolineava che uno degli elementi centrali del problema è la maggiore distanza che questo referendum determina fra rappresentanti e rappresentati. E quindi si apre una serie di riflessioni sugli altri ambiti costituzionali e ordinamentali che l'approvazione di questa riforma tocca, e si apre una delicata problematica anche di carattere Claudio, sociale. perché anche il video, probabilmente c'è un problema di connessione. Non so se l'audio si sente? Si sente? Sì. Sì, dicevo, ma stavo proprio per terminare, peraltro. Dicevo che il professor D'Andrea individuava questo problema di come creare un rapporto tra rappresentanti e rappresentati che vada in qualche maniera a diminuire questa maggiore distanza che ha creato l'approvazione del referendum, il che pone anche una questione d'ordine sociale abbastanza delicata. E se poi sommiamo questa difficoltà ulteriore determinata dall'approvazione del referendum al fatto che permane una costante sfiducia nei partiti, le basi della democrazia rappresentativa rischiano di essere significativamente minate. E allora, da questo punto di vista, ci aspetta un lavoro paziente e difficile di esame critico e di confronto politico per proporre delle soluzioni e un'alternativa. Quelle che vedo per ora in campo mi convincono poco, anche perché mi sanno un po' dell'idea di andare a sbocconcellare istituti come la sfiducia costruttiva da altri ordinamenti senza avere ben chiara un'idea complessiva di riforma necessaria ormai per via dell'approvazione del referendum. Dovremmo, ripeto, stimolare un dialogo senza pregiudizi a cui aggrapparsi o ultimatum da dichiarare. Poi è difficile, ma credo che la generosità e la voglia di grande politica che ha espresso una parte del paese in occasione del referendum potranno cambiare molte cose e probabilmente potranno spingerti verso questa direzione, che è quella, secondo me, di dare una rappresentanza agli apoti, a quelli che non se la sono bevuta. Grazie.